salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono e all'agnello. Amen. Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen. Per pregare il Benedictus, questa preghiera bellissima e la benedizione a Dio, perché ha suscitato per noi dall'alto una salvezza potente, potente, che libera l'uomo dalla schiavitù, dal peccato. Abbiamo ascoltato ieri queste testimonianze bellissime, dalla droga, dall'alcol, dalla disperazione, dalla depressione. Solo Cristo è colui che ha questo potere. A Lui è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Abbiamo ascoltato nella lettura breve. La salvezza appartiene al nostro Dio. Lode, onore, sapienza, azione di grazie. Rendiamo a Lui. Lui ha potere. Diamogli questo potere. Nel Vangelo di oggi ascolteremo: Signore, Tu hai parole di vita eterna, dice Pietro. Da chi andremo? Dove andremo? Dove ci rifugieremo? Solo in Te è la nostra unica speranza. Ripetete dopo di me. Lo Spirito dà la vita. Lo Spirito dà la vita. La carne non serve a nulla. La carne non serve a nulla. Le mie parole sono Spirito e vita. Le mie parole sono Spirito e vita. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così Egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nei principi, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Yeah.